possiamo cominciare. Grazie a tutti voi di essere qui per la presentazione del romanzo di Matilda di Elisa Guidelli, che è una laureata in storia medievale, quindi è un romanzo, ma è un romanzo storico, non è fantasy, non è narrativa pura e semplice, ma è un romanzo che nasce sulla base anche delle conoscenze, degli studi che Elisa Guidelli, che è anche di Braia, quindi direi che meglio di così si muore. E prima di cominciare io vi farei vedere il book trailer di questo libro, così poi dopo possiamo cominciare a parlarne e ascoltare Elisa che ci racconterà di quest'opera. Il Signore le aveva portato via quello di cui aveva davvero bisogno, per premiarla con quello che non le serviva. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Non temerai i terrori della notte, né la freccia che vola di giorno, la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno. 1000 cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire. Sarebbe davvero finito tutto così, con una resa. Tutto ciò che avevo fatto in quegli anni, tutto quello che avevo affrontato, tutta la fatica, la sofferenza, i patimenti, le sconfitte, i lutti, i sacrifici. Tutto sarebbe quindi stato compiuto in vano. Combattuta tra la paura di sapere la verità e il desiderio di conoscere il mio destino, alla fine decisi di prenderlo come un segno del cielo, come se qualcuno mi avesse guidata per preservare tutto ciò che possiedi. Devi lasciarlo andare. Per salvarlo devi donarlo. Ciò che non si dona va finalmente libera. La libertà è un vino dal profumo inebriante, mi permette di essere me stessa, di non dover sopportare presenze fastidiose o ingombranti, di non dover avere utile accorpamento. Anche senza corona, il cammino l'aveva portata a quel punto. Era diventata ormai colei che reggeva le sorti dell'Italia. Ma a che cosa le serviva tutto quel potere se si sentiva sempre più soffocare nell'immensità della sua solitudine? Quest'anno ricorre il 900° anniversario della morte, 1115-2015, quindi durante tutto l'anno si sono svolte tantissime iniziative dedicate a Matilde di Canossa, conferenze, convegni, rievocazioni, mostre, e più o meno in tutte le località che possono vantare o la presenza o la sudditanza da parte di Matilde di Canossa hanno lavorato in questo senso, quindi dal Mantovano al Viterbese, come avete visto dall'immagine riprodotta qui, che è questa, che più o meno definisce i territori che dipendevano da Matilde, che quindi andavano dall'Alto Lazio fino al profondo Mantovano. Tutti si sono scatenati in questa avventura, soprattutto quello che ha lavorato più di tutti e che è intervenuto più di tutti, il professor Golinelli, che è uno dei più grossi esperti di Matilde di Canossa, ma anche il professor Cantarella dell'Università di Bologna. E quindi anche noi nel nostro piccolo, ma non piccolo per il romanzo, piccolo per il tipo di iniziativa che stiamo organizzando oggi, abbiamo deciso che prima della chiusura del 2015 dovevamo fare qualcosa dedicata a Matilde di Canossa, un personaggio controverso, perché ancora oggi si discute sull'effettiva grandezza, sul problema della donazione alla Chiesa dei territori, su una marea di questioni che sono ancora dibattito fra gli studiosi, ma che sicuramente ha un nome che travalica i confini. Travalica i confini anche perché Matilde è figlia di Bonifacio di Canossa e di Beatrice di Lorena, quindi Italia e impero sono presenti nella vita di questa donna incredibile.
io non voglio rubare tempo all'autrice, penso che la cosa migliore sia quella di ascoltare la sua voce, la sua narrazione, e quindi vi lascio a Elisa Guidelli. Grazie. Grazie a tutti, grazie a Maurizio, grazie a voi di essere qua oggi. Io ho portato il mio romanzo di Matilda e come dico sempre, questa è la mia Matilda, perché come ha detto Maurizio ci sono ancora un sacco di argomenti controversi sulla Gran Contessa e io non ho portato nulla, nel senso che la mia è una narrazione che segue i fatti storici e quello che ho inventato, diciamo così, da romanziera, sono gli intrecci tra i vari personaggi che costellano la vita della Gran Contessa. Ho cercato di dare uno sguardo globale su quella che era la sua vita, partendo dall'infanzia, passando attraverso la giovinezza, arrivando alla maturità, fino alla vecchiaia. Quindi ho diviso proprio il libro in modo tale che fosse chiaro il corso della sua vita, quelle che sono state le fasi, a mio avviso, della sua vita, e cercando di chiarire in qualche modo alcuni punti che sono ancora oscuri, e ovviamente l'ho fatto da narratrice, quindi mi sono presa delle libertà, come dico sempre anche nella nota finale che ho scritto nel romanzo, mi sono presa delle libertà che ovviamente, essendo un romanzo, potevo prendermi, cosa che in un saggio non leggerete mai, per dire. Nel senso che comunque ci sono relazioni tra i protagonisti che non troverete mai nelle fonti, perché le ho intuite o le ho solamente immaginate. Ci sono degli intrecci tra i protagonisti che non troverete mai in quelle che sono le cronache o le interpretazioni ufficiali della storiografia, perché un romanziere fa quello che uno storico non può fare, cioè il romanziere si prende delle libertà e permette alla propria fantasia di intrecciarsi con quelli che sono i fatti reali. La mia Matilda inizia il suo percorso proprio il giorno della morte del padre. La troviamo a Mantova, il giorno in cui il padre viene colpito a morte da una freccia che sarà avvelenata, quindi non gli lascia scampo, e da lì inizia il suo percorso di bambina, dopodiché di giovane adolescente. In sé la vita di Matilde è un romanzo, nel senso che alla fine non ho avuto bisogno di inventare nulla, nel senso che è già una vita appassionante di per sé. Infatti se pensiamo alla sua vita in chiave, come dico io, tipo se dovessimo trasformare la sua vita in un serial televisivo, noi avremmo già tutti quelli che sono gli elementi della narrazione odierna dei serial televisivi, quindi le storie d'amore appassionanti, il thriller, il mistero, perché la sua vita è costellata da morti che non trovano effettivamente un colpevole, quindi in qualche modo servirebbe Jessica Fletcher per risolvere quelli che sono le morti che deve affrontare Matilda nella sua vita. C'è il gotico, diciamo così, la parte gotica, e c'è la parte fantasy, perché comunque all'interno della narrazione ho inserito degli elementi, come ad esempio il personaggio di una strega che predice il futuro a Matilde, che è un classico topos medievale che viene utilizzato ancora per raccontare le vite degli eroi e delle eroine, ed è un personaggio che ho inserito io. L'ho voluto inserire in un paio di punti per chiarire al lettore quello che dovrà accadere o quello che accadrà nella vita, o quello che sta accadendo nella vita di Matilde. Ho scelto questo passo perché è quello per cui Matilde viene ricordata nei libri di storia,
Anche se nei libri di storia Matilde viene sempre liquidata in un paio di righe. Ci avete fatto caso, di solito si parla sempre di Matilde come di colei, della contessa che permise a imperatore e papa di utilizzare il suo castello Canossa per il famoso perdono di Canossa. Il problema è che non si dice nulla di più, nulla di meno di questo personaggio. E fin da piccola io mi sono chiesta: ma che cosa ha fatto oltre a questo? E quando vai a leggere quello che ha fatto, effettivamente rimani un po' perplessa, perché non ti capaci di come nei libri di storia non venga quasi citata se non per questo episodio. Non immaginate quanto sia felice di vedervi, cugina. Gli occhi lucidi, le mani tremanti, le spalle contratte. Rivedere Enrico dopo tanti anni in quelle condizioni l'aveva scossa. Matilda lo ricordava superbo e viziato, con lo sguardo altezzoso e crudele. Ora si ritrovava davanti un uomo debole e impaurito che le chiedeva disperatamente aiuto, dopo aver chiamato a raccolta tutti coloro che potevano intercedere per lui senza ottenere nulla di quanto aveva sperato. Era giunta da Roma persino sua madre Agnese, ma nemmeno le sue parole erano riuscite a toccare il cuore di Gregorio, che era stato irremovibile. Enrico lo aveva ingannato troppe volte e un no sarebbe stata l'unica risposta che avrebbe potuto avere da lui. Così la gran contessa aveva invitato il sovrano scomunicato alla Rocca di Vianello, uno dei suoi castelli prediletti, per poterlo incontrare insieme a Ugo di Cluny, il suo patrigno, e discutere con lui faccia a faccia di quanto stava accadendo a Canossa. Mi siete rimasta solo voi, cugina, siete la mia ultima speranza. La vostra amicizia col pontefice è grande, ve ne prego. Statevi vicina, perorate la mia causa. Se lo farete, la mia gratitudine e le mie ricompense saranno immense. Matilda cercò tracce di malizia nelle parole di Enrico, soprattutto nel riferimento alla sua amicizia con Gregorio. Non aveva certo dimenticato quello che era accaduto a Worms, le accuse che le erano state rivolte, la bassezza di quelle calunnie. Eppure, in un certo senso, sentiva che proprio grazie a quelle offese, lei e Gregorio si erano avvicinati di più. La pesantezza di quel momento era stata superata ribaltando le sorti di un imperatore e ora era lei a trovarsi in posizione di superiorità. Enrico la stava supplicando quasi in ginocchio di sostenerlo, perché sappiamo bene che solo lei era il piatto con la sua salvezza. Matilda avrebbe potuto decidere della sorte del futuro sovrano, ma quel che voleva non era umiliarlo né vendicarsi di tutto il male che aveva subito da lui e dalla sua famiglia. Ciò che desiderava era solamente la pace, per lei, per Gregorio, per la chiesa, per la sua terra, soprattutto per la piccola creatura che le stava crescendo dentro. Voi sapete perché il pontefice è così ostinato, Enrico? Sì, lo capisco e me ne dispiaccio, perché io sono cambiato, cugina. I patimenti, le sofferenze, le prove che ho affrontato, il voltafaccia di chi mi stava vicino solo per interesse e mi ha abbandonato al mio triste destino mi hanno fatto capire quanto grande è stata la mia leggerezza e quanto elegante è stato il mio atteggiamento. Non volevo offendere, non volevo ingiuriare, non volevo fare ciò che ho fatto. Ero inconsapevole del male che infliggevo, sono stato un ingenuo e un irresponsabile. Ve ne prego, perdonatemi e fate in modo che anche Gregorio mi perdoni, così che io possa ringraziare lui, voi e il Signore per avermi concesso la grazia di dimenticare il fallimento che sono stato e diventare un sovrano migliore. Enrico si inchinò davanti a lei come fosse una regina. Permettetemi di rimediare, ve lo chiedo piangendo, supplicandovi dal profondo dell'animo. Fate che io possa essere riammesso al cospetto e alla grazia di Dio e riaccolto nella comunità dei fedeli. Fate questo per me e ve ne sarò per sempre grato. La gran contessa fu toccata da quelle parole. Enrico le sembrava sincero. Una sensazione sottilissima nel suo animo le suggeriva di stare allerta. Lui era pur sempre quell'Enrico che aveva conosciuto anni prima, quando era sua prigioniera, ma il cugino pareva disperato e nella disperazione contrito e finalmente consapevole dei suoi errori. Non vedeva alcun motivo perché Gregorio non potesse concedergli almeno un colloquio privato per verificare se vi era una possibilità di una conciliazione, di un nuovo inizio fra loro. Si volse verso Ugo, che non aveva aperto bocca, e vide che pregava a occhi socchiusi, in attesa forse di un segno di un'ispirazione dal cielo. Era lei a dover prendere in mano le redini della situazione e la sua mente cominciò a lavorare a una soluzione che potesse agevolare un ammorbidimento del suo monaco, alle volte così inflessibile da essere incappato più volte nell'accusa di essere un feroce tiranno più che un pastore d'anime. Forse c'è un modo per arrivare al cuore del Papa, esordì lei dopo una lunga riflessione.
ma non sarà semplice e non sarà indolore. Qualunque essa sia, sono pronto ad affrontare ogni prova che Dio e il suo vicario in terra vorranno mettere sul mio cammino. Matilda Noi, se così domandate, vi farò portare tutto ciò che servirà. Voi tenetevi pronto. Si parla di lei anche come costruttrice di strade, di ponti, di ospitali e di possibilità, di dare possibilità ai pellegrini di viaggiare sicuri lungo le strade. Anche perché, come si diceva prima, la via Francigena, la via Bulca, tutte le vie che portavano dei pellegrinaggi che portavano a Roma ovviamente dovevano essere controllate, quindi lei era una di quelle che permetteva ai pellegrini di muoversi agilmente lungo le strade dei pellegrinaggi. Poi ovviamente non si parla di lei, si parla di lei come moglie di due mariti, che uno peggio dell'altro ovviamente, però insomma non è stata molto fortunata in amore Matilde, ma insomma questo purtroppo non si può avere tutto dalla vita, però non si parla di lei come donna, vagamente come madre, perché sembra che abbia avuto una bambina che è morta in giovane età, ancora infante, però non si tende a dimenticare quella che è la dimensione femminile, la dimensione di donna di Matilde, ed è quello che ho un po' cercato di fare io all'interno del romanzo, che nel momento in cui è stata richiesta la sua presenza sui campi di battaglia si parla di lei come, cito dalle fonti, una donna che monda molto volentieri le mani nel sangue dei suoi nemici, quindi sembra quasi una sanguinaria addirittura in certi momenti. È come se ci fosse una Matilde per ogni situazione che viene ad affrontare, e questo è molto interessante in realtà. Come vi dicevo, io ho cercato di dare il mio sguardo su di lei e di mettere insieme i pezzettini del puzzle, e da quello che mi dicono chi legge il libro, il libro si legge molto bene e si capisce la complessità del personaggio, e io spero che chi fra voi lo leggerà avrà la stessa impressione. La cosa che mi preme dire sempre è che, non essendo questo appunto un saggio, ma un romanzo, io mi auguro che quando uno legge il mio romanzo gli venga voglia di andare a cercarsi dei saggi su Matilde per approfondire il personaggio, perché secondo me vale molto la pena, e secondo me per quello che lei ha fatto ha dimostrato di essere una donna molto moderna in realtà, e con dei valori molto forti che a mio avviso è molto interessante anche recuperare a livello storiografico. Grazie tantissimo per l'attenzione, per le domande, e se ci sono altre curiosità io sono qua per un altro po', quindi devo fare un ringraziamento a Maurizio, Italia Medievale, a tutti voi, e spero che sia stato un pomeriggio, un'oretta piacevole parlando di Matilde. Grazie mille.